un'altra camicia che mi ha fatto per un regista amico mio, Eric Bernasconi, quindi abbiamo creato anche qua una camicia in lino molto bella con le sue misure fatte per lui, perfetto. Ah, è molto, molto bello fare le camicie anche custom per la gente che si sente bene, gli arrivano perfette, è sempre un piacere. Per me avere un brand è la cosa che mi serve di più nella mia vita perché io sono un iperattivo, produttivo, creativo, quindi ho bisogno di fare tutto il tempo. Io sono abbastanza incosciente in modo positivo in queste cose, quindi se ho un'idea, so che è una buona idea, io vado al 100%. Tanto io mi dico sempre, se fallisci, fallisci, fai qualcos'altro, non è che non puoi. Se hai paura all'inizio non serve a niente. Quindi io quando un'idea la faccio. Normalmente, fortunatamente, ho buone idee e sono abbastanza capace, quindi faccio funzionare, però non serve aver paura in qualcosa. Cioè, non devi farlo da stupido, chiaramente, devi farlo con testa, però devi farlo incosciente, devi andare senza pensare al negativo. Se pensi al negativo, ti blocchi e lavori peggio di quello che potresti fare. È bello perché ho preso questo era una mia idea, ho trovato questo originale svizzera. Quindi proprio ho trovato questo baule originale e con il mio amico Andina, che è un ragazzo giovane che fa mobili qua, abbiamo fatto le ruote e le appendi camicie, i tubi. Andiamo a ricercare in tutto il mondo i migliori tessuti che posso trovare. Adesso disegniamo anche i nostri con i nostri artisti e produciamo a un'ora da qua. È stata proprio una scelta appunto la mia di produrre Swiss made, Ticino made localmente. Con un prezzo alto, medio alto, quindi le camicie costano 200-250 franchi custom. E all'inizio pensavo, ah cavolo, costano tanto. Però alla fine ho scoperto che c'è tutto un mercato che funziona intorno a questo. C'è gente che apprezza il fatto che sia prodotto qui e anche se costa tanto, il prezzo è molto onesto che faccio io. Le comprano e piuttosto che andare a comprare una camicia, magari pagare la metà, ma. Sai che gente magari sfruttata in Asia, c'è cioè il trasporto, un sacco di inquinamento per niente. Quindi il mio prodotto è veramente locale, è veramente a supporto del territorio e sostenibile. E quindi la gente veramente ha un occhio di riguardo per questo e spende volentieri i soldi che vale questa camicia. E anzi, gli piace supportare anche comunque una startup come la mia che è fatta veramente con fatica. Produrre Io localmente non è facile. amo il Ticino, mi piace molto stare qua, però viaggio, però non ho mai avuto il bisogno di lasciare Lugano o lasciare il Ticino. Mi piace stare qua, c'è tanta brava gente, c'è la natura, il lago, sto veramente molto bene. Certo, capisco che se qualcuno non viaggia mai è molto piccolo forse, quindi stringe. Però se viaggi abbastanza, penso sia uno dei posti migliori per abitare qua.